Al tavolo 16 troviamo niente ma il Player of the Year 2012, che l'ha fatto volare a Las Vegas. Sì, esattamente, l'anno scorso, nel 2012. Ben 5 ITM, se non sbaglio, giusto su 15. Beh, ti ricordi quasi meglio di me, dai. O se lo ricorda bene Giangia, secondo te? Secondo me Giangia ha la memoria storica, cioè di qualsiasi evento abbia fatto negli ultimi 27 anni, anche se li fa solo da 5, per cui va bene. Sono sincera, c'è stato un suggerimento, infatti. Senti, sei arrivato da poco, come sta andando? Sono appena arrivato, mi sono trovato azzoppato nello stack, adesso sono risalito a 70.000, adesso giochiamo come si deve. Possiamo dire brevemente com'è stata l'esperienza di essere il Player of the Year, una classifica importantissima che anche quest'anno avrà tra un mesetto e mezzo, insomma a maggio a St. Vincent, il suo apice, quindi com'è stata l'esperienza? Beh, è stato complicato farlo e divertente godersela, riassunto proprio nel dettaglio. Diciamo che durante le ISOP dell'anno scorso c'è stato un field molto competitivo, per la classifica abbiamo lottato in 5 fino al tavolo finale del main event, perché anche chi non c'era poteva vincerlo, quindi è stata una lotta all'ultima mano, però poi il risultato me l'ha stato molto 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 soddisfacente. Di la verità, ci provi a doppiare? Lo devo confermare subito o sotto tortura? Certo, ci provo. Bocca al lupo. Sì, crepi. Grazie.